Proprio adesso, 15:30, bentornati a Occupy DJ. Oggi è lunedì, ricominciamo una settimana. Manca poco alla fine, tra l'altro, di Occupy, eh? Oggi è la 47esima puntata, ragazzi. Che brava. Visto? Avevo perso perché già il studio. Conto. Brava, brava. Questo sarebbe come dire tu non lo fai? No, non dico, io non parlo. Oggi è lunedì, siamo carichi, sì. Una nuova settimana. Tra l'altro oggi è il 25 di novembre, ragazzi, che è la giornata mondiale dell'ONU contro la violenza sulle donne. Esatto, esattamente. Qualche dato, più del 70% delle donne nel mondo hanno subito almeno una volta una violenza, 128 sono stati i femminicidi qui in Italia nell'ultimo anno. Nell'ultimo anno, quindi un problema assolutamente sentito e all'ordine del giorno, purtroppo. Sì. C'è da dare un appuntamento, questa sera Serena Dandini sarà al Palazzo di Vetro, sede dell'ONU a New York, con il suo spettacolo Ferite a morte, quindi insomma anche un orgoglio italiano nel mondo, ci tenevamo a dirlo. Quindi questa è la notizia principale, diciamo, della giornata, ma adesso vediamo anche le altre. Vediamo le notizie del giorno. Dunque partirei da, anche se c'era una bella faccia divertente, no, però Israele, dove devo guardare? Qual è questa qua? Israele, sono state scoperte nel nord di Israele, in una casa privata, delle anfore antichissime, pensa, risalenti a 3700 anni fa, a Nahiria per la precisione. E dentro queste anfore che cosa c'era? C'era del vino che stava lì da 3700 anni, ecco, questo è che bello fermentato, insomma. Evidentemente sì, del vino con dei sapori di miele, di cedro, di menta, era stato imbottigliato e tenuto per le occasioni speciali da e questa l'hai assaggiato anche? Famiglia. Io non l'ho assaggiato, però devono averlo assaggiato, ovviamente non si hanno più notizie dell'assaggiatore, che è stato visto allontanarsi con l'intestino in mano dopo 3700 anni. Mi sa che non era molto buono. Invece adesso passiamo alla notizia a cui ci siamo ispirate per il tema della giornata, ovvero l'amicizia, perché secondo uno studio italiano basato su 2000 ragazzi che vanno tra i 12 e i 13 anni, abbiamo ottenuto dei risultati un po' particolari, ovvero che il 9% degli intervistati ha un amico del cuore, mentre il 52% si affida più che altro al gruppo, quindi a tanti amici che fanno parte di una compagnia con cui esce. Cioè, che cosa voleva dirvi Valentina Mannheimer con questi dati? Voleva dirvi che adesso non si usa più avere l'amico del cuore, è molto più semplice fare gruppo, però questa cosa ha anche un risvolto negativo, perché comunque uno modifica le proprie attitudini anche per piacere a un gruppo, mentre prima con l'amico del cuore comunque si aveva una certa affinità, si sceglieva anche l'amico in base alle proprie attinenze. Piacere al gruppo, allo stesso tempo magari nascondersi all'interno del gruppo, tant'è che molti degli intervistati hanno dichiarato di sentirsi a disagio nel rapporto a due, quindi con il migliore amico. Vedi, è un po' malvista questa cosa, segno dei tempi in cui viviamo. Sì. Allora noi abbiamo scelto un video del giorno che parla proprio di amiche del cuore, vediamo. Best friends are a natural phenomenon seen all over the world. They're not genetic relatives, but rather humans who have chosen to attach themselves just as closely as family, creating unique rituals that differ between pairs. They know each other's likes and dislikes. They have similar tastes in foods. With a few exceptions. But even best friends need something besides each other. A different kind of connection. But even as they sleep, they communicate. Sì, perché a volte si dice migliori amiche, ma manca un po' la comunicazione. Questo. Allora, oggi vogliamo parlare di amicizia, no? E quello che vi chiediamo attraverso il web è... Guarda che compare. La
regola dell'amico non sbaglia mai. Sei d'accordo? Perché? Oggi senza hashtag. No, è quello lì. Ah, l'hashtag. Niente, non l'ho visto, ragazzi. Come l'ho detto? Miss. Potete scriverci su Facebook, Occupai DJ, Twitter, Occupai DJ con l'hashtag, la regola dell'amico, oppure su WhatsApp al 342 87 95 900. E ridono, cosa ridete? Forza, che ragazzi, cosa ridete, cazzo? Ma perché lo sapete, in televisione succede così, quando uno comincia poi a ridere non ce la fa più a smettere, una cosa che magari fuori non ti farebbe neanche ridere, ma qui in studio diventa motivo di ilarità per svariati minuti. Non è solo la nostra call motivo di ilarità, sì, ma spesso lo è anche la tweet parade. 4, 3, 2, 1. Vediamo cosa dice il web riguardo all'amicizia. Mi piacciono questi lanci, sì, linkando tutto. Hai così. Visto. Numero 5, Smiley to my Jazzy, to me Jazzy, che sarà uno degli One Direction, ragazze che si fanno foto mentre si baciano in bocca con le loro amiche e poi le mettono su Facebook. Perché? Perché se una ragazza certe cose non le puoi capire, però io sostengo assolutamente il fenomeno, anzi andate avanti, anzi mettete anche l'hashtag Occupai DJ, taggateci, fatecele vedere. Ah sì, attento Andres, non si sa mai. Numero 4. MT Apparo scrive: chi trova un amico trova un tesoro, la moglie, semicite di Mauro Icardi. Eh sì, perché e qua ricordiamo c'è una situazione un po' scottante tra Icardi e Lopez. Maxi Lopez, sì sì. Che perché... si combattono una donna. Sì, diciamo che proprio uno l'ha persa e l'ha vinta l'altro. Sì. La battaglia è anche finita. Dunque, il numero 3. Zero Pregi dice: un saluto a quell'amico mio che davanti all'Artri fa sempre lo splendido, oh, non te fai mai vedere o senti, e poi sparisce tipo Provenzano, è un classico. Oppure, sì, sì, oh sì. Ma quando fai una festa mandami una mail, avvisami. Hai mai sentito qualcuno? Devo avvisare tutti quelli che conosco, cioè dai, un po' di iniziativa, ormai c'è Facebook. Bisogna tenersi in contatto. Dai. Al numero 2... It's easier to run, scrive, altro che amiche del cuore, quelle non mi abbandonano mai sono le occhiaie. Eh sì, le occhiaie rimangono. Rimangono insomma, sempre, le nostre sono coperte. Per... coperte molto bene dal reparto trucco che lavora lacrimente. Numero 1. 3-20. No, in realtà sono le 3.36. L'amico logorroico che in 14 minuti ti dice una cosa per la quale basterebbero tre parole. È la versione umana di un'azione di Holly e Benji. Eh sì, un po' prolisso, diciamo. Cioè, si butta via così. Non finivano mai. Esatto, come in quel caso in cui cioè, alla fine della tweet parade poi devi lanciare la sigla, perché poi dopo abbiamo la tripletta e quindi è il caso forse... E quindi sigla! Brava. Ecco, allora, la tripletta... Stavo cercando di interpretare il tweet numero 1. La tripletta, oggi tema molto young, così. Sì, abbiamo Lily Allen, Ellie Goulding e Justin Timberlake con Jay-Z. E dopo la tripletta siamo rientrati qui con Mattia, Gaia, Tommaso e Giulio, che chi sono direte voi? Sono l'Orso. Benvenuti. Benvenuti, ciao, ragazzi. Ciao. Benvenuti. Voi state per partire con il tour L'Orso a teatro con orchestra. Sì. Da dove arriva l'esigenza di suonare con un'orchestra? È una data che unica che faremo per festeggiare i nostri 3 anni e l'esigenza è che il fatto che con la musica puoi fare quello che vuoi sulla carta. E quindi perché non farlo a sto punto? Quindi abbiamo deciso di allargarci, noi siamo una band di 4 elementi, arrivare a 35, che diventa un po' più complesso portarci in giro, però possiamo farlo in questa occasione a Milano, quindi al Teatro Oscar. Quindi abbiamo tentato questo esperimento qua, che sta andando molto bene, adesso siamo in fase di prove, perché tutti gli elementi dovevano naturalmente essere coordinati, quindi... siamo in fase di gestazione del lavoro adesso. È un'operazione imponente quella comunque di riuscire a rifare gli arrangiamenti con un'orchestra. Assolutamente, più di quanto immaginavamo almeno. Cioè, è quel problema lì. Sì, fortunatamente abbiamo tutta gente molto motivata che ci aiuta, ma anche più preparati noi probabilmente. Sarete anche accompagnati da tanti ospiti sul palco. Sì, in particolare almeno a livello più canoro, Mecna, che... probabilmente uno dei rapper adesso italiani più validi e più originali in quello che fa. E Pernazza. Pernazza dei Magellano, che c'è anche nel nostro disco. Sì. E poi ci saranno una sezione di fiati di cui un esponente lavora qua da voi. Cioè, archi, un coro gospel. Chitarra elettrica, chitarra elettrica, piano. Piano, cioè un sacco di gente. Un sacco di roba. Più neanche più ne metta. Sì. Voi avete ricorso al crowdfunding, sì, per finanziare un vostro progetto, siete arrivati però al 150% del goal di quanto richiedevate, insomma. Sì, è stato almeno per me una sorpresa, quindi immagino. Sì, voi... questa velocità assolutamente. Sì, abbiamo in 14 giorni siamo riusciti ad arrivare al 100%, poi negli ultimi 10 giorni se avete questo risultato.
se si può dire, io mi stavo cagando sotto due giorni prima, si può dire cagando in TV. Prima che ormai l'ho detto, quindi è troppo tardi. Hai fatto bene a dirlo. Ho fatto bene a dire la realtà. Si può dire sotto, ma non insieme. Ok, allora cerco un modo di dividerli adesso. E è andato benissimo, cioè meglio di ogni più rosea aspettativa. E sta ancora continuando, quindi si punta per gli ultimi quattro giorni. 300% in due giorni. Esatto, aspetta. C'è ancora qualche posto, quindi se volete venire c'è ancora... Anche voi se volete venire. C'è ancora tempo per partecipare. Ringraziamo per l'invito. I vostri fan vi supportano un sacco, infatti. Qual è il vostro segreto per attirarli così tanto? Essere molto attivi sui social network, quello direi che ci aiuta molto. Avere Gaia aiuta molto. Avere Gaia attiva sui social network. Sì, sono tutte, che non si possono dire assieme, queste frasi dobbiamo dire separate. Sì, siamo molto presenti, siamo una sorta di amici, siamo tutti in una grande giro di amicizie ormai, anche se il pubblico cresce, grazie a Dio, riusciamo comunque a mantenere questo rapporto amichevole. Diretto. Sì, tipo trattoria di paese, sì, tipo quell'idea lì. Sai che... Allora, visto che oggi il tema è l'amicizia, assieme. Poi vi chiediamo anche qualcosa proprio sull'amicizia. Noi però adesso, per quelli che non li hanno ancora visti all'Opera, sì, ci vediamo live che hanno fatto a Bologna con Ottobre come Settembre. Posso avere una collega sorda io? Di ripetere cosa? No, non sono sorda, sono cieca. Anche. Siamo qui con l'Orso, vi abbiamo visto all'Opera in un live, qui eravate a Bologna. Quanto è importante per voi la dimensione live? Tantissimo, siamo una band live più che da disco. Siamo una band che ha suonato tanto, in questi anni abbiamo superato 150 date da poco in due anni di carriera, quindi due anni e mezzo di carriera. Infatti ufficiale. Il classico complimento che ci fanno è molto meglio dal vivo. Poi è un complimento? Ma allora non potete registrare dal vivo e via, basta. Tranne in questa prova qua. Lo faremo in questo concerto. Saranno delle incisioni, quindi poi si sentirà. Immagino con lo sforzo che avete fatto. Almeno portare a casa. Il concerto. No, non l'abbiamo registrato. Speriamo che sia l'addetto al rec sia molto attento. Ci avevate già pensato. Voi arrivate dalla provincia e da lì proprio prendete spunto per i temi delle vostre canzoni, in cui chiunque si può riconoscere, no? Sì. Da dove nasce il progetto, cioè come nasce il progetto creativo appunto per i testi delle vostre canzoni? Guarda, i testi li scrivo io e quindi rispecchio un po' più la mia parte autobiografica, per quanto poi possa essere autobiografico un testo, quanto possa essere romanzato. Arriviamo tutti da, cioè io arrivo l'unico forse ufficialmente da una provincia, gli altri sono tutti in città più o meno grandi, però abbiamo... Una città diversa. Sì, sì, siamo da Messina, Treviso. Però la provincia è dentro di noi. Però la provincia è un concetto che abbiamo visto che è esportabile, nel senso che quello che ho vissuto nella mia provincia, in provincia di Torino, nella provincia di Lecce, non è poi tanto diverso, quindi questo è un concetto che ha trovato riscontro nel nostro pubblico, quindi è diventato un'autobiografia anche per altri, quindi... un concetto molto utile, ce l'ha insegnato Max Pezzali ai tempi a parlare della provincia di Pavia e quindi è una cosa che funziona. Grande Max, se ci stai guardando, ciao. Ci segui sempre, bella. Voi, dunque, scusami, no, mi è andato via ancora cosa dovevo chiedere. Fate parte della scena indipendente. Sì, no, bravo, la scena indipendente. Siamo mozzafiato. Perché poi ha detto Max, gli manca le parole. La scena indipendente, voi siete degli esponenti di questa scena, come valutate la scena italiana? C'è l'italiana adesso. Bene, me la valutate bene, voi? 6.5 piuttosto bene. 6.5. 7/8. No, 7/8 lo posso. Dai, 7/8. Stiamo 8. Andando bene, ma in questo semestre si è lasciato un po' andare via, secondo me. Perché? Perché entriamo nel dettaglio. No, secondo me, è stato anche un po'. Era in un momento di grande crescita, che poi diciamo che altri generi hanno poi preso il via. Basta vedere tipo l'esplosione del rap in Italia. Mm-hmm. E quindi è rimasta forse un po' a guardarsi allo specchio e dire: ma noi siamo più belli, allora ce lo facciamo in casa nostra. Non so, a me dà sempre quell'idea. Poi oggi è la giornata in cui mi faccio dei nemici. È la giornata. Per questo che vuoi fare i testi da rapper. Sì, perché... assolutamente. La giornata dell'amicizia che mi sto giocando malissimo. Quindi... Senti, noi ci dissociamo tutti. Ma come? Il vostro gruppo sembra animato proprio dalla passione che c'è fra di voi. Fingiamo molto bene. Scherzo. Siamo d'accordo, direi. Sì, sì, sì. Siamo d'accordo tra il 6 e 7/8. 7/8. Io comunque resto più alto. Quasi 1000. Quasi 1000. Insomma, voi sembrate molto amici tra di voi, sì, ma c'è qualche momento in cui proprio
Non vi sopportate? No, figurati. Passerete tutto il giorno assieme, quindi. Il problema più grosso penso siano i ritardi reciproci quando andiamo a prenderci. Queste cose qua, che ognuno è in ritardo a sua volta, quindi c'è un odio reciproco. Diventa un ritardo. Delle somme di ritardi che non si capisce più niente. Sono felici i locali che ci. Che vi aspettano. Poi sappiate. Vabbè, allora noi cerchiamo di recuperare il ritardo con questo break e poi torniamo subito qui con l'orso. No! 15.53, siamo ancora qui a Occupa DJ e siamo ancora qui con l'orso. Bentornati, anzi non siete mai andati via. Bentornati che? Però sai che non sai mai cosa dire, perché bentrovati fa vecchio, bentornati non serve. Dunque oggi stiamo parlando di amicizia e dicevamo non sopportate i vostri ritardi. Qualcos'altro che non sopportate di voi? Beh, abbiamo vuoi tutti farci le nostre... litigare oggi, no? Perché sapete che in TV serve un po' della zizzania, facciamo autoanalisi. Io tendo a voler avere sempre ragione. Ecco, bravo. Criticano spesso i miei calzini. Però ti stanno dando ragione in questo momento, infatti, quindi sto pensando anch'io. Criticano spesso i miei calzini, non capisco perché. No. Beh, sono belli in vista. Oggi sono molto sobri. Sei anche in tinta con me. No, tinta con io non li avevo visti, se no non entravamo. Iniziano ad apprezzarli, solo perché siamo in TV. Bene, non ti esprimi? No, assolutamente, è lui che si fa nemici oggi, io... Sei a posto, è già dato. Il democristiano di turno. Esattamente. Bene. Stavate dicendo prima che oltre al concerto avete pensato a un film documentario. Sì, stiamo lavorando a documentare tutto, sia audio che video, perché vista l'occasione ci sembrava un peccato poi perdere tutto. Stiamo naturalmente lavorando un backstage, una sorta di documentario in cui io, voi sapete sicuramente più di me, soprattutto tu Gaia, che ieri ci ha lavorato tutto il giorno e lo si vede dall'espressione che ha fatto. Convinta proprio. Sì, ti ho visto. No, sarà mini extra, cioè avremo il video ufficiale con le riprese appunto del nostro spettacolo a teatro e poi un video extra dove ci saranno, come ha ben detto già il buon Mattia, delle riprese di tutto ciò che accade per come si crea praticamente uno spettacolo a teatro con un'orchestra e quindi vedremo lavorare insieme gli archi, i fiati, il coro, i momenti in cui magari non riusciamo a venire a capo una canzone. Ma non ce ne sono stati? No, bravissimi, ragazzi. Tutto liscio sempre. E poi con qualche piccola intervista anche fatta ai vari componenti appunto dell'orchestra per capire un po' quali sono state le loro impressioni del lavorare con noi oppure provare anche cioè sperimentare ad entrare all'interno di un'orchestra, che è una cosa che comunque non tutti hanno la possibilità. Esatto. Ma chi è stato il primo ad avere l'idea dell'orchestra? È stata tu, Gaia? Ma perché suoni gli archi? No, assolutamente no. In realtà l'idea dell'orchestra è stata mia. Poi all'inizio doveva essere un teatro. Con il nostro booking abbiamo pensato di unire l'utile e dilettevole. Io volevo soltanto fare delle incisioni, invece loro hanno pensato a questo punto proviamo a fare il salto. Andiamo più all lungo. In. Visto che siete bravi live, dici. Come Ronaldo nella pubblicità. Avete dovuto unire le forze anche in tema di crowdfunding, come dicevamo prima, ne avete fatto utilizzo, ancora non è finito tra l'altro, quindi se volete contribuire al progetto dell'orso andate. Su Music Razer. Vi siete anche quindi dovuti, come dire, mettere in gioco con delle ricompense. Sì, questo era il timore. Nel senso che per l'evento abbiamo creato una serie di ricompense in edizione limitata. Ad esempio la maglietta edizione limitata, verrà stampato un nostro EP che è uscito solo in digitale, quindi una versione per collezionisti, ci sarà il poster, ci saranno anche ricompense più umane, tipo venire a casa mia, a casa di Gaia a prendere un tè. Oppure non venire... è da sottovalutare secondo me questa ricompensa. Ci sono con Gaia. A tema con una nostra canzone appunto che si chiama Invitami per un tè. E bravo, quindi fai l'aggancio. Gaia è un tè buonissimo. Gaia è la sua specialità in cucina. Speciale. Il suo piatto forte. E poi c'è anche la possibilità tipo di seguire le prove generali lo stesso giorno, quindi stare presente con noi dal mezzogiorno che inizieranno i veri lavori per noi band, perché poracci, i tecnici andranno lì alle 9 a montare tutto, ma noi non sappiamo fare niente, quindi... Ma ti hai messo in paglia un fumetto dei Peanuts? Sì, io ho messo un fumetto che è stato venduto, è Sei felice Charlie Brown, che era un'edizione degli anni 70, che è andata a Serena Tarulli. A Serena Tarulli. Voglio dire nome e cognome, l'ha fatta. E vale 2000 euro, quindi ci ha guadagnato. Vale adesso. Ha fatto per questo. Gaia ha venduto un suo strumento. Io un mio strumento musicale. Sì. Tommaso, io sto ancora scegliendo il disco. Tommaso, un disco che sta dicendo. Ah, non l'hai scelto. E no, Giulio, un disco. Avete messo una busta col disco, punto di domanda. Un disco mio bello. Un mio disco. E Giulio, le bacchette. Un paio. Utilizzate durante il tour.
cazzo, veramente. Autografate. Sarà facile. Come fai ad autografare? Incise, incise. Va bene, ragazzi, allora vi auguriamo in bocca al lupo per la data con l'orchestra. Sì, qui che sarà questo venerdì a Teatro L'Oscar a Milano. Sì. E poi altre date saranno a Tiene il 7 di dicembre, Padova il 19, a Firenze il 20, a Torino il 21 invece. In bocca al lupo, ragazzi. Grazie mille. Grazie mille. In bocca al lupo. Noi continuiamo con la musica, ci vediamo il video del giorno che è di Rihanna. Ha già finito con il trend. What now? Il trend di Puri Up. Finito. E dopo l'orso ci hanno raggiunto in studio Carola De Lucia, benvenuta, bentornata. E Alessia, Riccardo e Davide. Ciao, ciao. Ciao. Chi sono Alessia, Riccardo e Davide? Sono parte del Serial Club. Hanno scritto anche un libro, Un anno con il Serial Club, e di questo proprio vogliamo parlare. Innanzitutto, che cos'è il Serial Club? Allora, il Serial Club è un gruppo di amici appassionati di Facebook, di serie televisive, scusami, che si sono conosciuti su Twitter quasi un anno e mezzo fa. Eravamo in cinque originariamente, io, lei, Stefano e un altro due ragazzi che poi si sono un po' persi per strada, e poi da lì ci siamo spostati su Facebook perché lì era più facile, diciamo, rispetto a 140 caratteri, parlare in maniera più ricca delle serie televisive. E poi ecco, nell'anno scorso il Serial Club è diventato anche un programma, perché io stavo in una radio radiofonica che è la Radio Universitaria di Perugia, e lì l'avevo trasformato in un programma radiofonico in cui c'era un po' questo concetto di comunità, perché lei faceva un contributo audio, un altro ragazzo faceva un altro contributo audio, quindi è un modo per parlare insieme di serie televisive. Molto semplicemente, tutti, è aperto a tutti, quindi è uno spazio libero dedicato alle serie proprio. Questo, Carola, è un po' un modo diverso di godere delle serie televisive che è nato proprio in questi ultimi anni. Sì, internet ha assolutamente aperto a questa condivisione, a questa possibilità di appunto di parlare di televisione insieme agli altri, quindi di condividere la propria passione, di discutere, e soprattutto ovviamente internet permette di guardare in diretta oppure con pochissimo tempo di distanza le serie televisive, quindi essere sempre aggiornati e permettere quindi appunto la discussione, di fruire molto più rapidamente. Molto più rapidamente, esatto. Infatti il vostro libro è appunto una conferma che i social servono tantissimo, anche le serie televisive. Assolutamente sì, la cosa bella tra l'altro è che noi non ci siamo mai conosciuti dal vivo, ci siamo visti la prima volta sabato sera e abbiamo parlato per un anno e mezzo soltanto tramite i social network. Quindi ci incontravamo, era quasi un appuntamento ogni sera per discutere insieme di serie televisive, per approfondire la puntata appena vista, perché i veri malati televisivi sono quelli che appena vedono una puntata hanno il bisogno di comunicarlo con gli altri. E da lì è nato tutto, il progetto nasce proprio come un'idea social 2.0, un nuovo modo per vivere la serialità televisiva. Com'è stata l'impressione nel vedervi dal vivo dopo tanto tempo online? Cioè, c'era la stessa cosa o c'era un po' di imbarazzo? Eravamo agitatissimi. Io, per quanto mi riguarda, ad esempio, sono stato tranquillo, nel senso che era come vederli tutti i giorni, fondamentalmente, anche se non avevi un viso, un volto, comunque alla fine ci parli, la personalità, bene o male, la conosci, poi ci sono tanti altri aspetti, per carità, però è stato comunque divertente. Abbiamo fatto, credo, la risata isterica i primi 5 minuti, poi ci siamo lasciati. E no, la cosa bella è che ci prendiamo in giro come se ci conoscessimo da una vita. Questa è, diciamo, la cosa simpatica. Sì. All'interno del vostro libro analizzate 10 tra le serie televisive più influenti a cavallo tra il 2012 e il 2013. Tra l'altro alcune stanno andando dietro. Quindi diceci qualche nome. Saputo. Girarsi in questo momento, tu sei troppo grosso, Andres. Sono inchiodato qui e non posso muovere. Colpa mia. Quali sono presenti all'interno del libro? Beh, allora abbiamo House of Cards, poi abbiamo Homeland, Lester Venance, Girls, Orange is the New Black, e poi Utopia, c'è Black Mirror, e poi abbiamo preso Mr. Selfridge, che è una chicca inglese, un po' come simbolo dei period drama, okay, che stanno funzionando molto bene. E le abbiamo date tutte? Mi sa che manca The Following. The Following, che è la serie che ha creato un po' più problemi tra di noi e nel pubblico, insomma, chi l'ha letto, perché è una serie molto che ha fatto discutere molto, che ha diviso molto il pubblico seriale, però che aveva un motivo per essere inclusa, insomma, in questa lista. Carola, invece, parlando degli esclusi, c'è qualche
Serie che non hanno menzionato che secondo te meritava di stare nelle top di quest'anno? Beh, secondo me loro spiegano molto bene nel libro i criteri con cui hanno selezionato la serie, quindi che non è in base alla qualità, ma è in base a soprattutto all'influenza che hanno avuto nell'anno 2012-2013. Quindi, ad esempio, non c'è il Trono di Spade, che può sembrare appunto una grande mancanza, o The Good Wife, oppure ad esempio Dexter, che è finito adesso praticamente, da poco tempo, però appunto non sono state inserite perché sono nate un po' di anni fa, due o tre anni fa, o comunque serie più vecchie o più giovani, insomma, che però hanno quest'annata 2012-2013 non ha creato nuove, appunto non ha influenzato quell'anno dal punto di vista televisivo, certo, in modo particolare, come invece sono state quelle che hanno selezionato. Però invece non è che non le conoscono, perché infatti adesso noi abbiamo preparato un filmato in cui loro hanno scelto proprio una serie TV che secondo loro va vista assolutamente, sì. Vediamo. Allora, stavamo vedendo le vostre scelte, quelle che un appassionato di serie TV dovrebbe assolutamente vedere. Tu, Alessia, hai scelto The Good Wife. Sì, e il motivo è abbastanza semplice. Intanto credo che sia in assoluto una delle serie più belle dell'ultimo decennio, anche se è un po' sottovalutata da tante persone perché è un procedural, quindi ha questa trama orizzontale che si vede, ma ogni tanto ci sono le trame verticali che interrompono. E l'ho scelta perché secondo me rappresenta il significato delle serie TV, ovvero l'importanza di avere degli stretti legami con la realtà, soprattutto americana ma anche mondiale. All'interno di The Good Wife infatti possiamo spesso avere a che fare con delle problematiche quotidiane negli Stati Uniti, che possono essere i lati oscuri delle multinazionali piuttosto che i diritti dei gay o altri argomenti sociali molto importanti. E per me è questo che rappresentano le serie TV, questo stretto legame con la contemporaneità. Non è un po' target da grandi? Non è target da teenager, no, però assolutamente dagli appassionati seriali sicuramente. Mm-hmm. Nel serial club l'apprezziamo in tanti. Sì. Riccardo, okay. Tu hai scelto Community invece. Io ho fatto una scelta che sicuramente è un po' particolare, non è una serie molto conosciuta. Io amo le comedy perché a me piace mettermi lì 20 minuti, il momento che ti rilassi e farsi una risata. E secondo me Community ti fa fare una risata intelligente perché... ha una struttura che molto spesso richiama altre serie in onda, altri film, è molto legata al mondo anche nerd, se vogliamo, perché il protagonista... Community anche il nome, forse. Sì, infatti, è poi molto legata a quello, sì. E poi è una risata intelligente, io, come ho scritto anche nel libro, potete sostituirla con la sitcom che preferite, perché secondo me ognuno ci deve avere una sitcom del cuore, perché ti fa passare proprio 20 minuti tranquillo, rilassato, divertente, fai una risata e stai tranquilla, ed è molto intelligente, molto particolare come serie, io la consiglio. Bene, tu invece, Davide, hai scelto Lost. Sono sul classico, diciamo. Sì. Penso che sia una delle serie che, anzi forse penso che sia la serie che ha dato la svolta anche al modo di fare serie TV negli ultimi anni. Comunque, personalmente, per quanto mi riguarda, Lost è stata una scelta proprio facile perché è stato un viaggio per me, un viaggio che ho fatto dalla prima alla seconda stagione. Ho vissuto tutta l'esperienza che i protagonisti hanno vissuto sull'isola, se ne sono andati, sono tornati, tutti i loro drammi li ho vissuto come se fossi lì con loro. E quindi è stato, cioè, emozionalmente parlando, fortissima come serie. Poi, beh, mi ha iniziato a tutt'altro, cioè a tutto quello che è venuto dopo, le serie TV che sono venute dopo. Di questo, diciamo, sì, che ringrazio anche per questo Lost. Che ci sta guardando, lo salutiamo. Salutiamo J.J. Abrams. Carola, tu invece che cosa menzioni come tua preferita, come da vedere assolutamente? Vabbè, Lost la ricito perché per forza la è un cult. Perché l'ha detto lui, sei più creativa tu che sei l'esperta. Mentre no, assolutamente Doctor Who, perché intanto è un esempio di... scrittura inglese, che è veramente la serialità british, è veramente il massimo, e fanno sempre delle perle. E poi soprattutto perché il 23 novembre, quindi questo weekend, c'è stato un episodio speciale che rappresentava il cinquantenario del Doctor Who, perché appunto è la serie più longeva sci-fi mai esistita, infatti è entrata nel Guinness del record, ma appunto è durata così tanto perché parla di questo alieno, questo lord del tempo che può viaggiare appunto e si porta dietro un terrestre, viaggia per il tempo e per lo spazio e ha la possibilità di rigenerarsi. Quindi perché è così lunga, perché è durata così tanto tempo?
perché si può rigenerare e quindi può cambiare l'attore. Quindi anche questo è un ottimo modo. Infatti adesso esatto. E ad esempio siamo arrivati al 12° dottore quest'anno. Abbiamo, fra poco inizierà la nuova serie e avrà un nuovo attore. Serie che dà da mangiare da generazioni. È vero. È amatissima in Great Britain. Sono direi pazzi. Che adesso però nasce anche spontanea una domanda, ovvero voi da veri esperti di serie televisive, quindi ne guarderete un sacco. Come le guardate? Scaricate, guardate in streaming? In streaming, principalmente streaming. Sì, sì, sì. Poi io guardo un po' dovunque, come capita. L'importante è che le recupero. Quindi, che ne so, Sky, quando le fanno in contemporanea, Rai, Rai 4, per esempio, che ha fatto lo speciale che diceva prima lei. Quindi, dove capita, dove c'è una serie TV, io mi fermo. Collezionate anche qualche DVD della vostra serie preferita? Sì, oppure assolutamente. Abbiamo la libreria piena. Ah, okay. E poi ve li scambiate. Adesso che vi conoscete di persona, quindi, diciamo, per esigenze di Serial Club, le guardano in streaming. Poi però ognuno ha la sua collezione. Certo. Personale. Va bene ragazzi, grazie. Grazie mille. Bocca al lupo. Grazie. Ricordiamo il libro che è un anno con Serial Club, questo è il volume zero, quindi tanti altri probabilmente ne verranno. Grazie Carola, ci rivediamo presto. Noi andiamo invece in pubblicità. Pubblicità. 16-12 minuti, siamo rientrati in ultima parte di Occupy, dove finalmente leggiamo un po' delle vostre risposte sulla domanda che vi abbiamo fatto quest'oggi. Esattamente, leggiamo la domanda assieme. Hashtag, la regola dell'amico non sbaglia mai. Sei d'accordo? Perché? Come la Valentina, non sbaglia mai la regola dell'amico. Mai, mancherebbe. Leggiamo qualche risposta. Quindi da Twitter ci scrivono: la regola dell'amico non sbaglia mai. Sei un amico secchione che ti aiuta con le domande di geografia. Hashtag roba da studenti. Serve l'aiuto. Fa sempre comodo. Ogni tanto, sì, fa comodo l'aiuto. Vediamone un'altra. WhatsApp, Elena R. Mi fa strano quando si firmano solo con il cognome puntato. La regola dell'amico funziona sempre, per questo che i miei amici maschi sono tutti brutti, almeno non mi viene voglia di provarci. Dici, cioè mettiamo le mani avanti così, sono salva. Sì. Prossima, sempre da WhatsApp, Mauro scrive: è difficile trasformare un'amicizia in qualcosa di più, però quando accade è meraviglioso, si sta veramente da Dio. Me la sto vivendo ora e neppure ci credevo. Eh sì, perché complimenti comunque... per l'ottima bravo, scelta. Bravo. Grazie. Non è da tutti, eh. No, perché conosci ovviamente tanto dell'altra persona, quindi è per questo che viene naturale da un'amicizia poi creare una storia. Qualcosa di più, vero. Sì, ce n'è ancora? No. Fine? No, allora ok. Noi dunque abbiamo intervistato la ragazza che vedete qui alle mie spalle, che è Chloe Howell. L'abbiamo intervistata a Milano. L'abbiamo intervistata a Milano nel solito negozio di dischi, sì. Perché è venuta la settimana scorsa in tour con John Newman. Quindi le abbiamo fatto qualche domanda. Lei è giovanissima, ha solo 18 anni. Abbiamo iniziato chiedendole come definisce la sua musica. Ci ha dato una risposta alquanto bizzarra. Sentite. Basically, I always get asked how I would describe my music, and it's such a hard question to answer when you make the music. So I guess I was just trying to think of the opposite of bubblegum pop, you know, like really cheery, pink, lovely pop, and I just came up with steak and kidney pop, because I thought it was like meatier, and like it's a full meal. Come abbiamo fatto con Tom Odell, anche lei abbiamo chiesto qual è stata la musica della sua infanzia, perché si sa, noi siamo il prodotto di ciò che abbiamo vissuto, ma in questo caso in particolare ascoltato. Vediamo assieme. When I was younger, I used to listen to a lot of my dad's music, and he used to listen to a lot of like The Smiths and The Cure and New Order and people like that. So I grew up listening to a lot of kind of more, I guess, less poppy stuff than the music I'm making, I suppose. I really like Age of Consent by New Order, because I remember the first time I heard it, and I remember just being like, I really want to be on a massive road trip to this song. It just sounds so like energetic and really like, I don't know, for some reason that song just really makes me feel like being really young and stupid and kind of like running away. And I think the first time I heard it was over, I remember it was over credits of some film, and I can't remember what film it was, but it was just a really good moment. And so yeah, it's always been one of my favorite songs since then.
my mom definitely likes pop music and she loves girls. I mean, she loves Blondie. But yeah, she liked a lot of TLC and Destiny's Child. So I had a lot of different things kind of banging around the house while I was at home. Chloe ha solo 18 anni, però già da due produce musica, non con un'etichetta qualsiasi, ma con un'etichetta come la Columbia Records, che è un'etichetta per esempio di Bob Dylan. Quindi sentiamo che cosa ci ha raccontato quando le abbiamo chiesto come è arrivata a firmare con quell'etichetta. How many roads must a man walk down? I like Bob Dylan, yeah. It's quite mental being on the same label as him, to be honest. Pretty crazy. I'd basically just been working away writing since I was quite young, just kind of teaching myself how to write songs. And then when I had a good selection of songs, I kind of met this guy who ran an indie label. He really liked my stuff, so he kind of took me to find my management, and they took me to Columbia, and yeah, it all happened quite nicely. The answer is blowing. I did my first headline show in London, and it was really packed, which was nice. And everyone just started screaming "No Strings" back at me when I was singing it. And then at the end, they kept clapping for ages, and I got all like, oh, I got all, like, emotional. It was really nice. It was the first time it had ever happened. It was good. To be free. Come abbiamo sentito prima, Chloe è cresciuta a pane rock, però lungo la strada si è persa qualche pezzettino. Vediamo. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. I don't really know how I haven't, because ever since then I've heard it basically everywhere I go. But for some reason I never heard the song Wonderwall. I'd heard other Oasis songs. Maybe my dad just didn't like the song, so never played it to me. But yeah, I remember I think I was about 12 and my friends were all talking about Wonderwall, and I was like, what's this song? What's Wonderwall? And they're like, are you serious, Chloe? You've never heard Wonderwall before? And they all laughed at me. So yeah, I had to kind of go and learn. Yeah, maybe kind of realise that I needed to listen to some more stuff, maybe, and just kind of broaden my horizons. You're my Poi le abbiamo chiesto ovviamente un commento sugli One Direction, che sono suoi connazionali, perché anche lei è inglese. Sentiamo che cosa ci ha detto. I say good on them, to be honest. I mean, if I was, you know, if I think, I really hate it when I hear people, Jake Bugg said once, like, they're so terrible, they're really awful. It's like, yeah, but they can't be that awful if they're kind of massively, massively successful with hundreds and hundreds, well, millions of adoring fans and doing so well for themselves. And they don't care if you think they're rubbish, because look how much fun they're having. So they're not my favorite band in the world, but there needs to be boy bands. And I think as far as boy bands go, they're a pretty good one. There could be worse. So yeah, at least they all have personalities. I think that's a definite USP of One Direction compared to most boy bands. Il viaggio è un elemento imprescindibile della carriera di una pop star. Abbiamo chiesto a Chloe cosa ascolta mentre viaggia e anche un commento sul tour che sta facendo. I get to travel around a lot. I'm often, I think people think that, you know, being on tour is like permanent crazy fun, drinking and partying and being on stage, but there's a lot of sitting in a van trying to entertain yourself. But yeah, my guitarist Henry, he tends to be in charge of the music, and we've got our own little, we call it a mega pop playlist that we play. So yeah, it's good. I'm definitely traveling a lot more than I've ever got to before, so it's a lot fun. Do you know, there's nothing new on it. We just play a lot of Metronomy and Little Dragon and a little bit of Queens of the Stone Age, and every now and then we'll stick on some NERD and some Amory. because it's very easy for the vibes to get really sleepy on the van, so we always try and make sure we've got like massive tunes on, as opposed to like really like kind of cool, chilled out stuff. I've got to go to Berlin twice.
and I've always had loads of fun in Berlin. Yeah, I don't really get to see the places very much. It's quite sad because I'd love to. I'd love to be able to walk around, but I don't really get a chance to because I'm always kind of setting up or whatever. I was really excited to come to Italy and eat because pizza is like my favourite thing in the entire world. So yeah, but yeah, I don't really get to look around. I really liked Brussels. That was a really pretty city. But yeah, mostly I'm just kind of sat inside the venue waiting to do something, so I don't get to look around, but yeah. Chloe scrive da quando aveva 16 anni, abbiamo detto, quindi la scuola l'ha lasciata prima del diploma. E allora le abbiamo chiesto qual era il suo rapporto con i suoi compagni di scuola, con le scaramucce adolescenziali. Ha scritto anche una canzone a riguardo, vediamo. My mom was cool with it and I didn't tell my dad. I just kind of 3 weeks into the new school year, he was like, oh, how's school going, Chloe? And I was like, oh, I didn't go back, Dad, sorry. Because I knew he probably wouldn't approve. So, and my theory was, if I don't tell him, he can't stop me by the time he knows, because I will have already done it. So I just didn't tell him. But yeah, they're both pretty supportive. All my school friends have gone to uni now, so I'm kind of alone. But I do try and keep in touch. I'm quite good at keeping in touch, but it's quite difficult when they're all in different parts of the UK. It's quite difficult to see them as often as I'd like to. I managed to go through school with no problems whatsoever, and then as soon as I left school, I had quite a few arguments, and it was just simply because they couldn't bitch about each other because they were all at school together, so they were like, oh, Chloe's an easy one to have a go at. So, yeah, and Rumour was definitely a moment where I was like, this is so dumb, because when people are the age we are, we all do such stupid things, like we're all such idiots, and it's the time we're meant to be because we're all trying to figure out what we're into and, you know, what kind of people we are. So yeah, I just wanted to write a song that kind of addressed that, really. Come abbiamo detto prima, Chloe ha da poco compiuto 18 anni, le abbiamo chiesto se è cambiato qualcosa e se riesce ancora a fare barbadoria con gli amici nonostante gli impegni. Poi le abbiamo chiesto anche qualche anticipazione sul suo primo album. I guess the main thing about turning 18 is just being able to drink legally, really. There's not much more that changes. It's just all the things I did before I turned 18, I can do legally now. I don't know, I'm just really obsessed with Southern Comfort and Lemonade. I put it on my rider. But yeah, I don't like any classy drinks. I'm such a chav when it comes to drinks. Go out party? No, I still go out. I still make my friends let me go. I still get my friends to invite me to all their parties, so I don't have to lose that kind of sleazy suburban party life. But no, because I'm really good friends with my band as well, so I always go out with them too. So I don't have to let go of that just yet. I'm not too worried about people catching me really drunk, because it's gonna happen. I'm just trying to work out. My album should be coming out kind of summerish next year. It's all finished now, it's all written. I guess there's quite a different range of songs. There's some songs where we've just thought about the vibe of the song more than like the message behind it, and then there's other ones which are more message driven, like Rumour and No Strings. But yeah, generally it's a pop record, and it's, yeah, I'm really excited for everyone to hear it. La vita di una diciottenne è fatta soprattutto di musica, scuola, viaggi, amici, però soprattutto amore. Lei ha scritto una canzone che si chiama Paper Heart, in cui una ragazza cerca i motivi per cui vuole lasciare il suo ragazzo, no? Sì. E allora le abbiamo chiesto quanto di autobiografico c'è in questa canzone. There was a guy who was just not very nice to me, I guess. I'm not sure. I don't know. I don't really know if he like properly broke my heart, but he was just a not very nice guy. And I think when I wrote that song, I was in a really bad mood the day I was writing it, and I just started thinking about, I just wanted to be in a bad mood. You know, only one of those moods where you just want to feel like crap. So I was just thinking of all the things that, and all the people who had been horrible to me in the past, and I just kind of, Paper Heart was kind of my, what would have happened if that had continued, do you know what I mean? If he hadn't have been a dickhead to me and something had happened between us.
how it would have ended, I guess. We all wanted to make a really colourful, kind of fun video with an interesting idea behind it. We worked with the director and it was his idea. I thought it was a really interesting one because I'd seen loads of kind of big, over-the-top proposals on YouTube. So we thought it'd be interesting to do one for something negative like a breakup. So. You are untold, you won't say what you need. Allora noi ci vediamo il video che Chloe ha dedicato al ragazzo che le ha spezzato il cuore. Questo si chiama Paper Heart. Ah, questa era Paper Heart di Chloe Howell. Noi siamo arrivati alla fine anche per questa puntata. Ci vediamo domani. Domani puntata speciale con Ligabue. Grande intervista. Seguiteci. Che gli abbiamo fatto, eh? La migliore intervista delle interviste che ha fatto lui, lo possiamo proprio dire. Vero. Per cui rimanete qui con noi domani perché sicuramente ce ne saranno delle belle. Ci vediamo domani. A domani. Ciao, ciao zio.